La scorsa settimana siamo partiti in barca a vela da La Spezia per affrontare 16 ore di traversata verso l'isola d'Elba, godendoci la meravigliosa routine della navigazione. Oggi veleggiamo lungo la costa dell'isola d'Elba fino a Porto Azzurro. La mattina dopo la traversata verso l'isola d'Elba ci siamo svegliati nella rada di Portoferraio, dove avevamo dormito all'ancora. I raggi del sole hanno illuminato i dettagli della costa e delle altre barche, che la sera prima, quando siamo arrivati, erano solo una massa scura e minacciosa. Subito dopo colazione abbiamo salpato l'ancora e abbiamo navigato verso est, molto vicini alla costa, per esplorare tutte le bellissime piccole insenature del Golfo di Portoferraio. Buongiorno amici, siamo arrivati in questa piccola baia che si chiama Baia del Nisportino. C'è soltanto un'altra barca, il mare è calmo, le condizioni sono molto confortevoli. Stamattina siamo partiti da Portoferraio e abbiamo visitato un po' di baie lungo la costa, baie che di solito quando veniamo qui saltiamo perché dobbiamo fare lunghe navigazioni e questa volta invece abbiamo deciso di esplorarle un po' di più. E questa baia qui è particolarmente bella, vogliamo fare un po' di snorkeling vicino alle rocce dove l'acqua sembra molto cristallina e quindi adesso ci tuffiamo. E non prendetemi in giro per i miei capelli in questo momento perché sono capelli da velista. L'escursione in apnea nella piccola baia mi ha colpita soprattutto per la bellezza della conformazione del fondale, ricco di grotte, tunnel e passaggi suggestivi. Dopo aver fatto snorkeling, abbiamo proseguito la navigazione lungo il promontorio e poi verso sud e abbiamo prenotato un posto in porto per una notte a Porto Azzurro. Durante la navigazione sono scesa sotto coperta per preparare il pranzo, che abbiamo deciso di gustare nella tranquilla rada di Porto Azzurro. Ci siamo poi avvicinati all'imboccatura del porto e abbiamo chiamato per avvisare gli ormeggiatori del nostro arrivo. L'ormeggio in questo porto è sempre un po' impegnativo per via del canale stretto e del vento, ma noi non abbiamo avuto problemi. Una volta ormeggiati, siamo scesi a terra per passeggiare tra le graziose vie del paese.
dove torniamo con piacere per almeno un paio di giorni ogni anno. Non ho mai sofferto il mal di mare, ma dopo un paio di giorni in mare mi viene il mal di terra. Non è che io stia male, semplicemente cammino un po' storta. La prima tappa è sempre la gelateria Fronte Porto, dove ho gustato una deliziosa granita alla mandorla per rinfrescarmi. Poi abbiamo continuato a passeggiare assorbendo la piacevole atmosfera del luogo. Siamo tornati in barca, ci siamo preparati per uscire a cena e davanti ad un bel tramonto ho ricevuto un regalo dal mio fidanzato per festeggiare i nostri 5 anni insieme. Siamo qui a Porto Azzurro, ci siamo cambiati, abbiamo guardato il tramonto. È sempre bellissimo vedere arrivare nel primo pomeriggio, visitare un po' la città e poi man mano vedere che il porto si riempie, che tutte le persone tornano dalla loro giornata o da lunghe traversate e ci si riunisce qui in porto e tutti si godono il tramonto e l'atmosfera in pozzetto. E noi stasera andremo a mangiare il caciucco, che è un piatto tipico toscano, livornese, che si trova anche molto qui a Porto Azzurro e si tratta di una zuppa di pesce con molto pomodoro, quindi non so come ridurrò questo vestito, ma non vedo l'ora. La zuppa di pesce. La zuppa di pesce era deliziosa, come sempre, al ristorante Il Sottoscala, che vi consiglio. È la mia opinione personale da amante del buon cibo, non sono sponsorizzato dal ristorante. Impegnativo, ma procede bene. Sì, come... Io e il mio fidanzato abbiamo offerto la cena ai miei genitori, un po' per festeggiare il nostro anniversario, un po' per ringraziarli per la vacanza sulla loro barca. Siamo poi andati nel locale El Curandero, a 2 passi dal ristorante, per gustare ottimi cocktail. Anche questo posto consigliatissimo. La mattina dopo, nella quiete delle prime ore di luce, è venuta a farci visita una grande famiglia di anatre. Poco dopo siamo usciti per fare 2 passi. Forse a questo punto avrete capito quanto mi piaccia mangiare e che a Porto Azzurro ho delle tappe culinarie immancabili. Per la colazione c'è un bar pasticceria siciliana con delle paste incredibili come questa Iris. Ho anche comprato 2 arancini o arancine, amici siciliani, vi accontento tutti. Start.
Non perdetevi il video della prossima settimana, quando navigheremo verso la meravigliosa Isola del Giglio dall'acqua super cristallina, proveremo il nuovo motore fuoribordo per il gommone, esploreremo il grazioso paese e dormiremo completamente soli all'ancora in una rada deserta.